Dopo aver letto il libro Ippopotamo, che rabbia, vi presento due cuccioli. Leoncino, lui e Leo, coniglietta, lei e Sara. Chiediamo ai nostri cuccioli se a loro capita di arrabbiarsi, che cosa provano, che cosa fanno. Siete d'accordo? Sì! Io mi arrabbio quando mi prendono in giro, mi obbligano, qualcuno fa il comandino, qualcuno mi fa i dispetti e mi disturba, non mi fanno giocare, mi prendono le cose senza chiedere, mi distruggono le mie cose, mi offendono, qualcuno fa una cosa che non voglio e poi mi arrabbio quando qualcuno mi ruba le carote. Lio, ma dove senti la rabbia? Nella pelle, nelle mani, nel cuore che batte forte, nella pancia, nella schiena, nella faccia, nelle braccia, nella gola e mi manca l'aria e quando qualcuno mi dà la caccia. Sara, quando ti arrabbi, come ti senti? Mi sento un vulcano in esplosione, un uragano, uno tsunami, una palla di fuoco, una bomba, un mostro e un leone. Queste sono le espressioni della rabbia. Lio, disegniamo la rabbia. Va bene! Sara, come ti senti dopo aver disegnato? Mi sento molto meglio! Sara, ci siamo arrabbiati, ora rimediamo! Sì, possiamo scrivere un messaggio, regalare un cioccolatino, stringere la mano, dare un abbraccio, chiedere scusa e sorridere. Sara e Lio ci hanno raccontato la loro esperienza sull'emozione della rabbia. E tu, quando ti arrabbi, questa emozione dove la senti nel tuo corpo? Che cosa vorresti fare? E come ti calmi? Con un disegno o come ippopotamo conti da 1 a 10?